6 nuovi defibrillatori. Per fortuna c'è chi ama Sondrio. Fiere del bestiame a rischio, però bene gli alpeggi e Bitto. Bormio, firme per chiedere il reintegro del dirigente dell'Alberti. Addio a Tremonti, farmacista controcorrente. Terrazzamenti in rosa, a fin di bene, da Borbegno a Sondrio. Sondrio sconfitto nel match delle polemiche. Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Telesondrio News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione. Vediamo insieme le notizie di oggi. Non abbiamo dubbi che la maggior parte dei cittadini sono veramente rispettosi, hanno senso civico e invece chi esegue atti deplorevoli come quelli che abbiamo registrato sulla scuola Ligare sia una minoranza. Era un segno di positività nei confronti della nostra cittadinanza e di quei cittadini che veramente credono in noi e si adoperano per la nostra città. Grazie a una generosa donazione in memoria di due concittadini scomparsi, la signora Maria Rosa Dell'Agostino e l'avvocato Dario Moretti, il Comune ha avuto la possibilità di acquistare 6 nuovi defibrillatori semiautomatici. 3 di questi sono stati posizionati nelle frazioni. Luoghi meno vicini al presidio ospedaliero e per i quali serve più tempo per l'attivazione dei mezzi di soccorso, 2 davanti alle scuole di Via Vanoni e alla Racchetti e 1 proprio qui in piazza Garibaldi davanti a Palazzo Martinengo. Aumenta così la possibilità di intervenire in tempo in caso di persona colpita da un arresto cardiaco. In tutta la provincia sono 527 i DAE censiti. L'operatore di Soreu, se nelle vicinanze presente un DAE censito, può chiedere a chi è in posto di andarlo a recuperare. Se poi formato, chi lo recupererà saprà anche utilizzarlo, se non formato potrà essere utilizzato assistito dal personale dall'operatore di Soreu. Da più di un mese sono state confermate diverse positività alla lingua blu nel territorio regionale e proprio lo scorso 11 settembre il Dipartimento Veterinario dell'ATS della Montagna ha diramato un comunicato stampa in cui dispone la limitazione della movimentazione negli allevamenti di specie recettive in un raggio di 20 km dai focolai. Abbiamo avuto dei casi, pertanto ATS ha dovuto predisporre delle zone di limitazione delle movimentazioni proprio perché col pericolo della diffusione di questo virus. La febbre catarrale degli ovini, meglio conosciuta come Blue Tongue, è una malattia infettiva virale dei ruminanti che viene trasmessa da insetti vettori e negli ovini presenta gli effetti più gravi. Abbiamo potuto bloccare un po' di fiere proprio perché le disposizioni sia del Ministero che poi il recepimento da parte di Regione Lombardia è stato quello di evitare la presenza di animali in gruppo e soprattutto di bovini e di ovicaprini. Se invece si può fare la mostra interregionale che organizziamo ogni anno a Samolaco, che è quella del cavallo Haflinger, in quanto appunto gli equini non sono soggetti alla presenza della possibilità di infezione con la Blue Tongue. La stagione dell'alpeggio però si è conclusa in modo positivo, nonostante la partenza in ritardo di 10 giorni. È stata una buona stagione, cosa importante anche il fatto che per esempio per i produttori di vitto c'è stato un buon riconoscimento anche del prezzo del vitto e questo dovrebbe aiutare a mantenere questa multifunzionalità nostra agricola di caricare gli alpeggi, perché è una delle possibilità di poter tenere la zootecnia viva in montagna. Biblioteche, proloco, ma anche oratori, negozi e bar. Sono una quindicina in Alta Valle i luoghi nei quali chi volesse può firmare per chiedere il reintegro nelle proprie funzioni del dirigente dell'Istituto Alberti di Bormio, Bruno Speckenhauser. La petizione durerà tutto il mese di ottobre e chi l'ha promossa ha già pronta anche la lettera che accompagnerà le firme da indirizzare al Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e al Sottosegretario di Stato per l'Istruzione Paola Frassinetti. Il dirigente, al pari di altri colleghi, è tra gli indagati della bufera giudiziaria che prese avvio dagli esposti anonimi che denunciavano condotte a dir poco discutibili dell'ex provveditore agli studi di Sondrio Fabio Molinari.
Purtroppo per l'Istituto Alberti di Bormio e per i suoi 750 studenti si preannuncia un altro anno senza il dirigente scolastico titolare. Nonostante lo stimato Bruno Specknauser sia stato riconfermato quale dirigente dell'Alberti nel luglio scorso per i prossimi 3 anni, a causa del procedimento giudiziario in corso è stato sospeso dalle sue mansioni, scrivono i promotori della raccolta firme. Pur riponendo fiducia nel lavoro della magistratura, che siamo certi confermerà l'estraneità del dirigente Specknauser a qualsivoglia azione di dolo, preoccupano i lunghi tempi necessari alla conclusione dell'iter giudiziario che lo vede coinvolto, e questo lascia supporre una battuta d'arresto nel percorso di crescita dell'Istituto Alberti, un istituto complesso per il numero di studenti iscritti e per i diversi indirizzi in cui è articolato, la cui gestione richiede una guida attenta e sempre presente che abbia la capacità e il tempo di fare rete con il territorio. Presenza fissa che per ovvi motivi non può assicurare Giovanna Bruno, reggente dell'Alberti già dallo scorso anno scolastico, nonché a propria volta dirigente del polo liceale Città di Sondrio. Sondrio dice addio a Pierluigi Tremonti, Lampadina il suo soprannome, classe 1943, storico farmacista di Via Dante, protagonista tra i più attivi, attenti e critici della vita del capoluogo. Fratello maggiore dell'ex ministro dell'economia Giulio e di Angela, artista, Pierluigi ha avuto un intenso e movimentato passato in politica. Dal 1987 al 1995 è stato segretario provinciale prima della MSI di N e poi di AN, fino, si legge nella sua autobiografia di direttore responsabile della rivista Alpes, ad esaurimento della pazienza. Per anni è stato capogruppo in consiglio comunale a Sondrio e responsabile dell'ufficio della pubblica tutela dell'allora ASL numero 9. Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, Pierluigi Tremonti è sempre stato tantissime cose, oltre che il farmacista per antonomasia. Era infatti istruttore di scuola guida, radioamatore, fondatore e presidente per ben 27 anni del Valtellina Veteran Car. Sempre dalle sue parole argute ed efficaci giunge il miglior ricordo della persona e del personaggio Pierluigi Tremonti. Non è legato a rigidi schemi, presenta risvolti eccentrici che mal si conciliano con l'appartenenza politica italianamente intesa, scriveva Tremonti di sé. È essenzialmente disorganico, trasversale a se medesimo, spesso si mette in minoranza da solo per tigna. Non è buonista, ordinato, politicamente corretto, per bene. Al compimento dei 65 anni ha ceduto la farmacia per avere spazio e tempo libero per poter fare quello che gli pare. E così è stato, sempre con l'amatissima moglie Gabriella al suo fianco. Domani alle 15 alla chiesa della Beata Vergine del Rosario, l'ultimo saluto. Nessuna scusa perché A, c'è anche la possibilità di effettuare soltanto alcune tappe, e B, perché è espressamente vietato correre. Unica richiesta, indossare qualcosa di rosa e iniziare a camminare. E ormai conto alla rovescia per Terrazzamenti in Rosa di domenica, rosa come il mese di ottobre dedicato alla prevenzione delle malattie oncologiche. L'anno scorso abbiamo fatto Terrazzamenti in Rosa da Sondrio a Tirano, quest'anno replichiamo da Morbegno a Sondrio. Le iscrizioni termineranno domani alle ore 12. Comunque sul nostro sito troverete tutte le informazioni. Partiremo da Morbegno alle 8:15 e toccheremo i vari comuni fino ad arrivare a Sondrio, cioè Dazio, Ardenno, Buglio, Berbenno, Postalesio, Castione. E arriveremo in Piazza Garibaldi alle 18:30. Si ricorda che non si accetteranno iscrizioni il giorno dell'evento. Il consiglio è quello di effettuarle online sul sito www.camminandocamminando.it. Il ricavato delle iscrizioni alla camminata non competitiva di domenica andranno a sostegno di ADMO e l'ILT. C'è tuttavia una seconda chiamata per chi non riuscisse a partecipare. Il 19 ottobre faremo Terrazzamenti in Rosa by Night, partendo da Castione alle 17, arrivando a Poggi Ridenti alle 21, e questa camminata sarà per promuovere, far conoscere e sostenere l'associazione ADA, l'Associazione Disturbi Alimentari di Sondrio. Ultima ma importantissima annotazione, Terrazzamenti in Rosa e Terrazzamenti in Rosa by Night sono aperte naturalmente anche agli uomini. Anche loro con la maglietta rosa. La nuova Sondrio subisce un'altra sconfitta casalinga nella sesta giornata del girone B, disputata ieri, perdendo 1-0 contro lo Spitaletto. La partita è stata decisa da un gol di Gobbi a fine primo tempo, ma il risultato è stato fortemente influenzato da un fallo evidente su Capitan Busto, non sanzionato dall'arbitro e reso evidente dalle immagini realizzate da bordo campo.
La gara si è svolta davanti a pochi spettatori, tra questi i tifosi dei gruppi locali, che hanno criticato la scelta di far giocare le partite a metà settimana, influenzando l'affluenza allo stadio. Nonostante le condizioni non ottimali del campo, la nuova Sondrio ha iniziato con determinazione, creando alcune occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Capitan Busto è stato tra i più attivi, cercando il gol in diverse situazioni, ma il portiere avversario e la difesa sono riusciti a chiudere la saracinesca della propria area. Nel secondo tempo, la squadra di casa ha cercato con insistenza il pareggio, ma ha trovato la difesa dell'Ospitaletto ben organizzata. Diverse occasioni, tra cui un tiro insidioso di Chillemi e un colpo di testa di Rossi, non sono riuscite a cambiare il risultato. La nuova Sondrio ha comunque mostrato un buon gioco, sfidando ad armi pari una delle squadre migliori del campionato. La sconfitta, la quarta della stagione, lascia l'amaro in bocca per l'episodio controverso che ha deciso la partita. Tuttavia, la squadra ha la possibilità di riscattarsi nella prossima partita in trasferta contro il Ciliverghe. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSN.